5 milioni di investimento e nuovo format che il pubblico sta premiando con 23.000 abbonati e presenze che ogni mese aumentano del 20% rispetto al mese precedente, con punte di 5.000 visitatori al giorno nei weekend. Fico, il grande parco tematico che racconta l'eccellenza del cibo italiano, rivede la luce dopo i difficili mesi della pandemia e dopo la riapertura estiva. 30 attrazioni, le giostre del Luna Farm, 7 aree a tema, 26 ristoranti, 60 esperienze culinarie. E poi nuovi tour con degustazioni, esperienze olfattive e padiglioni con giostre multimediali dedicati a terra, fuoco, mare e animali. Più 20% al mese di presenze, una spesa media che più che raddoppiata, è passata da 15 euro a circa 33 euro dal 2021 al 2020, una permanenza delle persone che stanno più tempo, sono passate da circa 1 ora e mezzo fino a 5 ore di presenza nel parco, e tutti questi sono segnali che questo nuovo format di parco tematico del cibo, di parco divertimento, di parco da gustare è un format che il pubblico sta iniziando a gradire. Sono rimasti i punti cardine del progetto originale di Fico, con la fattoria degli animali all'ingresso, i 60 operatori della filiera agroalimentare, i grandi consorzi dei prodotti DOP e IGP. E poi la sostenibilità del parco con il progetto Metro Zero, ovvero il cibo prodotto al suo interno viene distribuito e servito nei ristoranti di Fico, e l'impianto fotovoltaico di 55.000 metri quadri, uno dei più grandi d'Europa, che garantisce quasi il 40% dell'energia utilizzata. E poi il teleriscaldamento che utilizza l'inceneritore di Bologna e i materiali green e riciclabili di cui sono fatte molte strutture all'interno. Si avvicinano le feste e non mancheranno gli eventi che culmineranno nella notte del 31 dicembre. Fico diventerà di fatto il più grande ristorante d'Italia, perché avremo una grande apertura a Capodanno con 15 cenoni fatti dai principali ristoranti dentro Fico, oltre 2500 cene servite, sedute in un luogo che ha gli spazi e le dimensioni per ospitare le persone in sicurezza e con tutto lo spazio necessario per anche, come dire, poter essere compliant con le misure anti-Covid. Nel 2022 debutteranno gli appuntamenti fissi nel parco, come l'originale aperifico del giovedì sera, il Fico Baila, la serata danzante del sabato, o il Ficnic, un picnic sotto la vigna interna, per godersi nei weekend l'esperienza a piedi nudi, incuranti del meteo e delle condizioni esterne.